Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti e i regali che ho ricevuto negli ultimi, boh, credo 2 mesi, 3 mesi, nell'ultimo periodo. Non sono libri presi in un solo mese, ecco. Allora, di alcuni ve ne ho già parlato abbondantemente, altri li ho letti e devo ancora parlarvene, altri ancora proprio non li ho ancora letti. Vado random perché sono tanti e li ho messi un po' in ordine casuale qua accanto a me. Come sempre, giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro. Sono link affiliati ad Amazon. Questo per voi non comporta nessuna spesa extra in caso di ordine tramite questo link. Potete acquistare in ogni caso qualsiasi cosa, non solo libri, ma io riceverò una piccola percentuale dal vostro ordine che mi aiuterà nella realizzazione di nuovi contenuti in questo canale. Altra cosa, se vi fa piacere, iscrivetevi al video, lasciate un like e commentate perché sono tutte cose che appunto mi aiutano a crescere. Adesso parto. Allora, mia mamma mi ha preso questo libro che era scontato alla Coop, mi sembra, e l'ha pagato tipo 1 euro. O due. Un libro, tra l'altro, interessante, fa parte di una trilogia, peccato che in Italia è stata pubblicata solamente pubblicato solamente il primo libro. Sto parlando di I figli dell'Eden, questo libro qua. Spero che abbia un finale abbastanza chiuso. Vedremo, in ogni caso lo leggerò. Poi ho acquistato anche un libro di un'autrice che a me piace molto, che è Roberta Fierro. Di lei ho letto la Dilogia degli Arcangeli e ve ne ho parlato spesso. Vi lascio i vari link dei wrap-up che ho fatto. E questo è L'eredità dello stregone, edito La Ruota Edizioni. È un libro che puntavo da molto e alla fine l'ho acquistato. La scrittura di Roberta mi piace moltissimo e non vedo l'ora di leggerlo. Questo ancora non l'ho letto. Un libro invece che ho letto, di cui vi ho già parlato abbondantemente, è un libro che mi è stato omaggiato dall'autrice ed è L'origine del male. Un libro che piccinino, che a me è piaciuto moltissimo, è un libro dove sono presenti i vampiri, ma in maniera molto particolare. Un libro particolare perché oltre all'elemento fantasy è presente anche una specie di misteri di giallo, un mistero appunto da risolvere, cioè da collegare tutti i pezzettini del puzzle, e questo secondo me lo rende un libro originale e che riesce a catturare il lettore già dalle prime pagine. Ci sono vari colpi di scena, a me è piaciuto moltissimo. Se volete saperne di più, vi lascio il video del wrap up e quindi niente, comunque assolutamente consigliato, un libro veramente molto bello, piccolino, che si legge in poco tempo. Poi ho acquistato di Mondadori Felix Ever After. Ne ho sentito parlare molto bene e ho voluto prenderlo. L'ho preso praticamente appena è uscito, la copertina è bellissima. Il protagonista di questo libro è un ragazzo nero e trans che non riesce ad innamorarsi, non ha trovato l'amore, però ancora non l'ho letto, mi ispira tantissimo. Vi farò sapere anche di questo. Poi, un libro invece che ho letto, di cui anche qui ve ne ho parlato tantissimo, Valley Night, è il primo volume di una trilogia, mi sembra, ma questo comunque ha una storia chiusa, quindi può essere letto anche solamente lui. Mi è piaciuto molto, è un retelling di Robin Hood con la protagonista femminile. È un fantasy romance. Molto carino, anche questo, veloce da leggere, scrittura fresca, assolutamente consigliato, mi è piaciuto un sacco. Poi, altra collaborazione, anche di questo ve ne ho già parlato, è Cernunnos, La Resilienza, di Linda Lipari. Anche questo mi è piaciuto molto, un fantasy, ambientato a Colonia. Qua, come elementi fantasy, abbiamo dei riferimenti alla mitologia celtica, e quindi anche questo è un
Una cosa che rende il libro originale e che mi è piaciuto moltissimo, anche di questo vi rimando al video wrap-up che ho fatto per saperne di più, comunque anche questo molto carino e consigliato. Ho acquistato altre cose di Mondadori. Voce del mare, di questo ne ho sentito parlare bene, mi attirava tantissimo, una bellissima copertina, non ho ancora capito se è il primo di una serie oppure no, un libro abbastanza piccolino, dovrebbe essere una specie di retelling della Sirenetta, lo leggerò, vi farò sapere, tanti libri ancora non li ho letti. Altro libro che devo leggere, sempre di Mondadori, che è uscito da poco, è L'improbabile fuga di Uriah Heep. Libro che mi ha catturato molto dalla trama perché per tante cose assomiglia un sacco alla trilogia Cuore d'inchiostro, che se non avete letto ve la consiglio, vi consiglio anche il film. Praticamente il protagonista riesce a far uscire dai libri i personaggi, però a un certo punto questi personaggi iniziano a creare dei casini e sembrerebbe che alcuni di questi non siano stati fatti uscire da lui, quindi c'è qualcun altro con il suo dono. Più o meno la trama dovrebbe essere questa. Mi ispirava molto e l'ho voluto prendere. Questo è un bel libretto cicciottello. Poi ho preso, dopo aver letto un ebook, ho voluto comprare il libro perché mi era piaciuto molto. Anche di questo ve ne ho straparlato e uscirà poi un video approfondito appena avrò dei libri fisici che sto aspettando da inserire insieme a lui. Sto parlando di Elisa Cavalli con Endless, l'ultimo primo incontro. Tra poco uscirà il secondo volume, questo è il primo, a me è piaciuto moltissimo. Anche qua è un fantasy, i protagonisti sono dei ragazzi. Dire, la scrittura di Elisa a me piace tantissimo, e vi straconsiglio i suoi libri in generale. È uscito anche Lunaris, che è molto bello, e quindi niente, ho voluto prenderlo in cartaceo per avercelo. Ho preso anche dei libri su Vinted e sono stati veramente dei grandi affari, devo dire, perché li ho pagati pochissimo e vi faccio vedere. Allora, il primo libro che ho preso è Streghe. Questo ce l'avevo in wishlist da tantissimo, l'ho pagato invece di 14 euro, l'ho pagato 3 euro, lo sto leggendo, mi mancano una ventina di pagine, un libro carino, che si svolge su tre archi temporali, quattro archi temporali diversi. Ve ne parlerò appena l'avrò finito. Farò intanto un post su Instagram. Trovate il link del mio Instagram giù nell'info box e poi ve ne parlerò nel wrap up. Per adesso è un libro carino. Non so se vale 14 euro, però devo arrivare alla fine. Poi ho preso Dark Fantasmi del Parco. Questo è un libro che volevo da tanti anni, ma che per una cosa o per un'altra non ho mai acquistato. Costa 14,90 euro, l'ho pagato solamente 2 euro. Il protagonista di questo libro è un gatto che viene abbandonato in un parco e da qui inizia tutta la storia. Anche questo è un fantasy, o almeno dovrebbe esserlo, e vi farò sapere anche di questo. Poi ho fatto un ordine, ho preso tre libri insieme e ho pagato il tutto 19 euro. Che cosa ho preso? Allora, un libro che volevo da tanto, che ha un prezzo di copertina di 25 euro ed è L'incredibile famiglia Appenzell, non so se si pronuncia così, edito Rizzoli di Benjamin Lacombe. Io adoro questo illustratore. I suoi disegni mi piacciono molto, i suoi libri sono belli da collezione. Io ho anche Biancaneve nella vecchia edizione e L'erbario delle fate, una roba del genere. Vorrei averli tutti, ma costano troppo. Questo è un libro, secondo me, bellissimo, che ha delle immagini stupende, proprio bello anche all'interno, e lo leggerò oggi pomeriggio. È veramente bellissimo. E insieme a questo ho preso altri due libri che occhiavo da un po' e che volevo acquistare. Allora, edito Gribaudi, ho preso Medioevo di Elvio Ravasio, che è questo distopico, il prezzo di copertina è 16,90, quindi vedete che ho
Ho fatto bene a fare questo ordine con questi tre libri insieme. Questo ha anche delle illustrazioni all'interno. Il libro, questo qua ne ho sentito parlare bene, è un distopico e vediamo un po' com'è. Anche questo è un distopico di Rachele Terpani, si chiama Luce, edito La Corte, prezzo di copertina 18,90. Questo non è illustrato, però è un bel libro. Sono tutti e tre libri nuovissimi, presi insieme a 19 euro. Un libro che invece mi è stato regalato è The Love Hypothesis, che appunto mi è stato regalato da mia sorella. È un libro che ho letto, ve ne parlerò nel prossimo wrap-up. Mi è piaciuto molto. Siamo in un ambiente accademico dove appunto abbiamo dei tirocinanti, degli specializzandi in biologia. Una ragazza finge di avere un fidanzato. Non vi spiego il perché, ve ne parlerò un po' più là. Comunque, un libro carino, mi è piaciuto. Non lo trovo così fantastico come sembra, nel senso, tutti ne parlano veramente come il libro dell'anno. Secondo me, non è il libro dell'anno, però, è un libro carino, piacevole che si legge velocemente. Poi, altro libro letto è questo qua che mi è stato inviato dall'autrice Donatella Tamburini, S. Dereset, Il giorno della libertà, l'ultimo della saga S. Dereset. Mi è piaciuto molto, ve ne ho già parlato in un wrap-up. Anche qua è un distopico per ragazzi. Vi lascio il link del wrap-up, mi è piaciuto molto e quindi consigliato anche questo. Gli ultimi libri che rimangono sono libri che non ho letto. Allora, ho preso questo libro, Ragazze Eccellenti, edito Fanucci. C'è stato tratto una serie TV. Sono stata un po' attratta dalla storia, dalla copertina, l'ho preso. In realtà non ho visto delle recensioni così positive. Ho visto che, insomma, è un libro che a tratti è noioso. Speriamo di no, però intanto purtroppo l'ho preso così a scatola chiusa. Poi un libro che puntavo da tantissimo, I Terrestri, edizioni EO. Bellissimo libro, da quello che si dice, un libro molto forte, anche qua è un distopico e non vedo l'ora di leggerlo, sarà uno dei prossimi libri che leggerò, mi ispira tantissimo, la copertina è stupenda, anche di questo vi farò sapere. Poi ho preso dei libri che leggerò in questi giorni, entro la fine della settimana, e sono Uomini e Topi, libro famosissimo che sentivo l'esigenza di leggere, ne ho sentito parlare benissimo da tutti, è un librettino piccolo che si legge in una giornata, costa 12 euro e l'ho preso usato a 6 euro, e, edito Bompiani, vi farò sapere. Altro libro che ho intenzione di leggere in una giornata per la challenge 7 libri in 7 giorni è Il viaggio di Alla. Questo è un libro che io puntavo da tantissimo tempo che volevo leggere. È un fantasy. Questa scrittrice era amica di Tolkien. Io Tolkien è uno scrittore che adoro, quindi spero di adorare anche questo libro. È un librettino piccolino, prezzo di copertina 15 euro. Vi farò poi sapere. Altro libro che ho intenzione di leggere per la challenge è Il Grande Gatsby. Ho preso questa dell'edizione economica Feltrinelli. A me piace questa edizione della Feltrinelli. Non c'è bisogno che vi parli della trama, insomma, la conosciamo tutti. Io dovevo ancora leggerlo e l'ho preso. Ultimi due libri sono Catherine House, edito Mondadori. Questo qua è un Dark Academia. Mi interessava molto la trama. Ho voluto prenderlo, non so cosa aspettarmi però da questo libro, ho paura che mi deluda un po', non so perché. Ultimo libro che ho preso, sempre edizione economica Feltrinelli, ho preso Il buio oltre la siepe, una lettura anche questa secondo me da fare, ma che mi mancava e che ho intenzione di fare nei prossimi giorni. Prezzo di copertina 11 euro. Vedremo, io questo penso che mi possa piacere. Ok, quindi questi sono stati i libri che ho acquistato negli ultimi mesi. Fatemi sapere se avete qualcosa da consigliarmi, che cosa avete letto voi, se avete letto questi libri e che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!